giornata per volare via ed evadere con la fantasia attraverso l'incoraggiamento di Papa Francesco. È l'opportunità offerta dal Cortile dei Bambini, realtà nata in seno al Cortile dei Gentili voluto dal Cardinale Gianfranco Ravasi, a centinaia di piccoli coinvolti, loro malgrado, in situazioni disagiate. Dopo gli appuntamenti del 2013 e 2014 torna infatti il Treno dei Bambini, che nella terza edizione, in collaborazione col gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, arriverà sabato 30 maggio alla Stazione Vaticana. A bordo i figli e le figlie di detenuti e detenute provenienti da Roma, Civitavecchia, Latina, Bari, città di partenza, e Trani. Patrizia Martinez, animatrice del Cortile dei Bambini. Sono bambini che a volte vivono un disagio anche all'interno delle loro classi o del loro quartiere o comunque della comunità dove vivono, perché dire che si è figli di detenuti, di mamma, è una cosa che intristisce il cuore, intristisce la quotidianità, per cui noi vogliamo avvicinare loro, e lo stiamo facendo, praticamente avremo qualcosa come un 500 bambini, avvicinare loro a dirgli che c'è un'unione con il babbo o la mamma, e c'è un'unione anche con le famiglie che li accolgono al di fuori dei carceri, delle case dove sono i loro genitori, e c'è tutta una comunità che li vuole star vicino. Il treno raggiungerà la Stazione Vaticana intorno alle 10.40. I bambini con i loro accompagnatori si trasferiranno nell'aula Paolo VI, dove a mezzogiorno accoglieranno Papa Francesco con tanti aquiloni colorati, perché il tema di quest'anno è il volo. Padre Laurent Mazas, direttore del Cortile dei Gentili, ne spiega il messaggio. L'amore da libertà. Abbiamo scelto il tema del volo perché si può passare solo passando dal cielo, dall'interno all'esterno del carcere. E dunque il volo che fa il legame tra il bambino e la mamma che sta dentro il carcere. Questo volo, questo filo, questo legame tra tutti e due non può essere rotto da uno sbaglio, anche se grave, ma comunque che merita sempre un perdono, e sa Papa Francesco sa darlo. Proprio dall'invito di Papa Francesco ad andare alle periferie esistenziali della nostra società, comprese quindi anche le famiglie ferite e le realtà carcerarie che il Pontefice conosce e visita costantemente, nasce per questi piccoli un percorso di lunga durata che il Cortile dei Bambini vuole portare oltre l'esperienza del treno. Sono loro che stanno praticamente venendo fra le nostre braccia. Noi abbiamo semplicemente veramente allargato braccia e cuore, aperto braccia e cuore a loro. Ci sono state indicazioni dai direttori dei varie case circondariali di queste realtà che accompagnano le famiglie e i bambini di detenuti. Abbiamo semplicemente contattato loro, e con gran gioia stanno partecipando a questa iniziativa che vedrà il 30 l'abbraccio con il Santo Padre, Papa Francesco. Però praticamente è un inizio, con le parole di Papa Francesco, di andare avanti per continuare a camminare insieme con questi bambini e con queste famiglie. Noi non finirà il 30 alle 15.40, quando il treno ripartirà per Bari.